risotto a radicchio e vino rosso è un classico primo invernale. Con pochi e semplici ingredienti portiamo in tavola un piatto davvero prelibato. Con Magic Cooker è semplicissimo prepararlo. Iniziamo così. Versiamo in pentola un giro d'olio. Uniamo la cipolla tritata ed il radicchio tagliato sottile. Copriamo con Magic Cooker e facciamo andare a fiamma media fin quando il radicchio si sarà appassito. Poi uniamo il riso, versiamo il vino, mescoliamo e facciamo sfumare a fiamma viva con Magic Cooker. Evaporato l'alcol, versiamo tutto il brodo. Regoliamo di sale, mescoliamo, copriamo con Magic Cooker e portiamo a bollore a fiamma viva. Una volta raggiunta l'ebollizione, abbassiamo la fiamma al minimo e cuociamo per 14 minuti, girando una sola volta il riso a metà cottura. Trascorsi 14 minuti spegniamo il fuoco, mantechiamo con burro e parmigiano, copriamo con Magic Cooker e facciamo riposare un paio di minuti. Il nostro risotto è pronto, cremoso e all'onda. Possiamo impiattare e finire il piatto aggiungendo noci tritate in superficie.